dico, ma scusa, chi è stato questi 25 anni in Parlamento, che io voglio rottamare per un generale principio di buonsenso, deve essere rottamato anche perché continua a fare i lanci di agenzia il 19 di agosto, sperando domani di avere dei trafiletti sui giornali, ma non risolve il problema della giustizia civile, non risolve il problema delle intercettazioni. È banale dire che una magistratura deve avere il diritto di intercettarmi il telefonino per sapere se io prendo tangenti. È giusto che mi intercettino il telefonino. Non è giusto che pubblichino il mio SMS, ovviamente mandato con il 4146, cioè con il mio sul conto corrente personale e non su quello del comune, a mia moglie per dire tutta la pasta o per dire altre cose che comunque attengono alla sfera dei fatti miei. È naturale dire una cosa del genere. Poi come si fa? Il principio di fondo per cui è giusto avere un sistema di intercettazioni che consente di scoprire i reati ed è ingiusto vedere quella selva di intercettazioni irrilevanti messe, e credo che le parole di Piroso siano coraggiose e gli faccia onore, perché non tutti i giornalisti la pensano come lui, anzi devo dire, caro direttore, che sei ampiamente in minoranza tra i tuoi colleghi su questo, e questo mi dispiace dire. Senso. E allora vengo a concludere questo ragionamento dicendo che cosa? La rottamazione, cioè il ricambio generazionale, è soprattutto un ricambio in nome del buon senso. Noi non siamo contro gli anziani, sento dire a Firenze, ma non sono detto, te ci vuoi rottamare, non siamo contro gli anziani, ma figuriamoci, le persone che stanno qui e che hanno i capelli bianchi si sono fatte un mazzo tanto, chiedo scusa per l'espressione, nel corso della propria vita, per poter lasciare ai propri figli, ai propri nipoti qualcosa di concreto, dei valori innanzitutto spirituali, civili, culturali, ma anche dei valori economici, una casa, un piccolo, un po' di quattrini in banca. Queste persone hanno creato, voi che avete i capelli bianchi, il risparmio privato più grande d'Occidente. L'Italia è il paese che ha il miglior risparmio privato d'Occidente, vi rendete conto che vuol dire questo? Il problema è che i vostri colleghi con i capelli bianchi, che da 30 anni stanno in Parlamento, hanno fatto esattamente l'opposto. Hanno creato il debito pubblico più alto, perché cosa hanno fatto? Hanno speso i soldi dei loro figli, hanno detto quanti da quanti mangi a pagare, sono andati al ristorante e hanno lasciato il conto. E hanno considerato il futuro come una gigantesca discarica, dove lasciare tutti i problemi. C'è da bonificare l'ILVA? Lo farà qualcuno dopo di noi, chi se ne frega. C'è da riformare la pubblica amministrazione, intanto assumiamo gente, poi quelli che vengono dopo vedranno. C'è da sistemare i conti, ma chi se ne importa, lasciamo fare, qualcuno ci penserà. Con questo atteggiamento hanno messo nei guai la nuova generazione. Allora, io ho letto l'altro giorno che dopo 25 anni Ron Moss, che non è un parlamentare ma è il Rich di Beautiful, ha deciso di lasciare Beautiful. Credo che in realtà abbia litigato. Credo che abbia litigato e quindi lo hanno fatto fuori. Ora, sono riusciti a rottamare persino Ricce, il mascellone. Noi proveremo a rottamare Baffino, cioè, se ce la facciamo, la vedo che sarà una cosa più difficile.